Secondo me è una partita molto delicata perché è vero che noi abbiamo grande fiducia che c'è nata dalla partita fatta a Varese, nello stesso tempo però abbiamo anche un momento un po' strano in palestra, cioè dopo aver per una settimana fatto e rifatto dei giochi d'attacco e difensivi con l'innesto di Marquise, adesso abbiamo altri 2 giorni per provare a innescare al meglio, a far sì che possa essere dei nostri anche Joe Ragland, quindi un lavoro tecnico-tattico un po' diverso rispetto alla settimana per la preparazione della partita di Torino. Quindi grande contentezza per l'arrivo di quest'altro giocatore, nello stesso tempo nell'immediato c'è una piccola difficoltà di inserimento. Il ragazzo ieri si è allenato, non è al massimo della forma, essendo stato 15 giorni completamente fermo, però penso che dei minuti di qualità ce li possa dare. Il secondo punto è perché penso che mai come in questa partita venga una Torino agguerrita. Vengono qua domani mattina, fanno allenamento ad Avellino nel pomeriggio, leggendo la stampa come se fossero un po' l'ultima spiaggia con le spalle al muro. È la terza partita in cui gioca l'accoppiata di 2 giocatori tra i 2 più forti del campionato italiano. Dyson, che tutti conosciamo per aver portato Sassari al tricolore, oltre a essere stato il miglior realizzatore israeliano e poi un'ottima stagione a Brindisi. E quindi è tornato con grande prepotenza, ha fatto una partita di altissimo livello. E poi DJ White, che probabilmente, a dire che è il lungo più forte del campionato, non lo so, però è sicuramente tra i lunghi più forti del campionato. In questo c'è questa miscela di giocatori di esperienza come Giachetti e Mancinelli, un giocatore di grande energia e di grande impatto come può essere Ibi. E poi questi 2 americani tra Doncic e Miller, che sono 2 giocatori che hanno fatto uno molto bene nel campionato di Lega 2, quell'altro, insomma, comunque una squadra che con l'innesto di una struttura portante, un tempo si diceva play pivot, qui è un po' play guardia pivot, diciamo così, totalmente rinata, sta incominciando adesso a mettere le basi le più solide possibili per poter rientrare. Io sono. È chiaro che il mio umore è migliore rispetto a quello della settimana prima di Varese, non c'è dubbio, però sono veramente molto focalizzato sulla partita perché è una gara, secondo me, per noi molto, veramente molto importante. Quindi abbiamo un'avversaria che, come è stato ripetuto più volte, adesso giochi contro squadre che magari hanno un valore di classifica totalmente diverso rispetto a quello che uno possa immaginare, perché è chiaro che per Torino giocare senza Dyson e DJ White non è la stessa cosa che giocare con loro due. Noi, se andiamo a Bologna senza 2 playmaker, non è la stessa cosa che giocare con 2 playmaker, cioè c'è comunque un grande cambiamento. Quindi dovremmo essere molto bravi, sapere che non ci regalano niente, anzi che verranno qui per fare la partita della vita e noi dobbiamo essere pronti e spero proprio che lo siamo. Ci siamo allenati un po' in difficoltà l'altro ieri con grandi infortuni, ieri abbiamo, diciamo, usato l'allenamento per cercare di far entrare Joe Ragland nel nostro sistema di gioco. Io sicuramente ho la fortuna di conoscerlo già, lui conosce me però. Avellino non ha gli stessi giochi che aveva Cantù perché su ogni squadra che ho io cerco di vestire i giochi d'attacco e difensivi con le caratteristiche che abbiamo. E quindi useremo oggi e domani per andare un pochino più un po' più proprio sulla partita, sugli argomenti tecnici, tattici della gara. Io faccio un ragionamento che avevo in testa da sempre, diciamo, da quando abbiamo iniziato il precampionato. Io credo che questa squadra qui, per
coi suoi difetti, perché non è che uno non ha dei difetti, però ha sempre mostrato una buona solidità. Noi facciamo una partita contro Sassari, fondamentalmente senza playmaker, e la perdiamo di un canestro. Giocando, secondo me, una buona pallacanestro. Noi andiamo a Pistoia con tante difficoltà, la perdiamo, però andiamo avanti bene, cioè giochiamo a pallacanestro. Cioè, questa squadra ha mostrato della solidità. L'unica volta che non ha mostrato solidità, devo dire la verità, è stata Bologna, dove la totale assenza dei playmaker ha portato Bologna ad essere molto aggressivo sul campo, ci ha mangiato la faccia per un po', poi dopo la fine siamo ritornati ancora a meno 5 con la palla in mano. Ecco, a me interessa questo, cioè continuare ad avere più solidità e soprattutto quello di aver messo i giocatori adesso nel ruolo giusto. Cioè, noi possiamo discutere se Alex Sacker è un buon giocatore o non è un buon giocatore. Per me è un buon giocatore. Però dobbiamo discutere quando lui fa la guardia, ecco, non quando fa il playmaker, perché sennò è come discutiamo sul nulla, cioè discutiamo il giocatore che si è messo a disposizione della squadra per fare qualcosa di importante. Quello che dicevo di Marcus Green lo dico ancora di più adesso che c'è anche Joe Ragland. Al di là della bontà dei due giocatori, al di là della bontà di Marcus Green se gioca bene o gioca male, Marcus Green intanto ha un pregio. Marcus Green, come qualsiasi altro giocatore, andava in playmaker, che metteva gli altri nelle posizioni giuste. Mettendo gli altri nelle posizioni giuste, intanto noi giochiamo con la nostra solidità che avevamo. Cioè, quando Tauren Green ha giocato per più partite, può piacere o non piacere? Un po' come battuta del pescerato di Fantozzi, ecco. Può piacere o non piacere, diceva Fidini, però. Fondamentalmente è un pescerato, ecco. Però al di là di studiare la cazzata, ma mi è venuto da ridere quando poi c'è un piacere, mi viene in mente subito la battuta di Fantozzi. Però al di là di questo, con Tauren Green abbiamo giocato dei minuti di grandissima qualità per più tempo. Poi dopo ci è mancato la parte finale, ci è mancato magari il cambio del playmaker, però la squadra ha giocato a pallacanestro bene, quindi già Marchisin ha portato tutti a giocare nel proprio ruolo. Adesso con l'arrivo di Joe, forse nessuno dei due ha più di 20 minuti a disposizione nelle gambe, quindi già si possono dividere il playmakeraggio 20 e 20. Poi dopo starà a me cercare di vedere se in alcune partite riusciamo a metterli insieme. Quindi oltre a quella solidità di cui parlavo, e non è uno sviare la domanda, è proprio per arrivarci, questa solidità che andiamo, io credo che con questi giocatori qui noi possiamo veramente testare e capire dove possiamo arrivare. Ecco, tu me lo chiedi adesso, non lo so. Le sensazioni sono positive. Io in verità le sensazioni le ho positive dopo il primo allenamento di Marchis, perché dopo il primo allenamento di Marchis mi ricordo andare da Nicola e dissi: guarda, perdiamo, vinciamo, non lo so, sicuramente giochiamo a pallacanestro, questo non c'è dubbio. Perché già la squadra in sé, non è Marchis che arriva e ci fa giocare a pallacanestro, già la squadra in sé giocava bene a pallacanestro, con i suoi difetti. È il cambiamento di ruolo di tutti di cui ci ha portato delle difficoltà. Adesso ne abbiamo due giocatori, uno molto più quadrato, come può essere Marcus Green, molto più uomo, molto più responsabile, molto più intelligente. E quell'altro che è un bel realizzatore, un bello scorer, uno che veramente quando entra in una carica agonistica è capace di fare 10 punti di fila con una ferocia altissima. Quindi adesso abbiamo già messo due giocatori di questo. E dopo vediamo dove arriviamo. Intanto c'è una cosa fondamentale che abbiamo vinto a Varese con Marchis, arriva Joe Ragland, vinciamo di sicuro con Torino, no? È mica vero. Joe Ragland per assurdo potrebbe addirittura essere leggermente di un piccolo fastidio per la settimana che abbiamo fatto, perché anche oggi lavoreremo tanto sul suo inserimento e poi cercheremo di essere. Noi dobbiamo mettere la testa sulla partita di Torino, perché loro sono l'ultima spiaggia, come già detto.
vengono con una grande voglia, le loro dichiarazioni sono di guerra e hanno giocatori di un certo spessore, perché Mancinelli magari non ti fa un campionato tutte le partite al top, ma una partita ogni tanto da grande campione la può fare. E la stessa cosa vale per Giachetti, la stessa cosa vale per Ibi, e poi hanno due giocatori che oggettivamente possono essere di una differenza notevolissima.